Il settore media entertainment è apparso molto dinamico in questo 2020 perché la crisi ha di fatto accelerato una tendenza già in atto da tempo, ovvero la forte espansione degli operatori OTT. Il settore presenta sostanzialmente una dicotomia fra strategie competitive. Da una parte abbiamo gli operatori con un modello di business più pesante, che producono contenuti e sono radicati nell'economia reale dei singoli paesi, con un contributo anche in termini occupazionali. Nell'Italia basti pensare a Rai, Sky o Mediaset. Dall'altra parte si collocano gli operatori con un modello di business più leggero, sempre più globalizzati, che accentrano le produzioni in pochi paesi e, sfruttando le economie di scala e i big data, le esportano in tutto il mondo, fino a personalizzarne i contenuti su diverse piattaforme. Ecco, questi ultimi forse rischiano di trasformare mercati come l'Italia, con alti livelli di ricavo, prevalentemente in mercati di consumo per prodotti generati all'estero, riducendo quindi l'apporto di contenuti originali.